Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Innanzitutto buon pomeriggio. Oggi qui a Lecco una giornata molto molto tiepida, ci sono 19 gradi, un tempo bellissimo, è proprio primavera. E oggi video spesa, veloci acquisti, video haul, perché ho acquistato qualcosina da DM. Ormai con il sito online possiamo fare di tutto. C'erano delle cosine che mi servivano perché sono in fissa con i capelli in questo periodo, poi con il cambio della primavera, insomma, me li sento un po' più brutti, sfibrati, quindi avevo voglia di provare qualche prodottino. Ho comprato qualcosina per la casa, qualche riconferma e qualcosa di nuovo, qualcosa di sapone, insomma. Così passiamo, spero, non tantissimi minuti insieme perché i miei video sono sempre abbastanza lunghi, ma vabbè, ci teniamo un po' di compagnia. Allora, per la casa cosa ho preso? Ho preso questi due smacchiatori, scusatemi, da viaggio che ho visto più volte. Pubblicizzati tra virgolette da Elisabetta R e anche da Michela Di Maio, non so se è quello che hanno preso loro perché l'ultima volta l'ho comprato, ma mi sembrava che fosse diversa il packaging. Comunque, questi io li uso per i colli delle camicie, i polsini, per le macchie sulle felpe, magari le macchie di unto e soprattutto per i camici da lavoro adesso di Mattia che facendo il panettiere. Si sporca molto velocemente con la pizza, con l'unto delle focacce, tutte queste cose. Quindi sono buoni e appunto ne ho presi due perché quello che ho in uso adesso, che è della Biopresto, se non ricordo male, è quasi finito e quindi questi due avevano dei prezzi veramente sciocchi. Poi ovviamente vi lascio in info box tutti i link dove trovate il prodotto, dove trovate il prezzo. Guardate sempre l'info box perché se riesco, a parte negli svuota, cioè nei finiti di Beauty Home, se riesco vi lascio sempre i link dei prodotti e delle cose che cito. Altro prodotto che ho voluto provare è questo profumatore spray per ambienti alla lavanda francese e fiori di ciliegio. Adesso che arriva la bella stagione, lascio magari aperte le finestre. Mi piace comunque che i locali, soprattutto le camere, l'anticamera siano profumati. Quindi ho provato, questo l'ho già provato. È arrivato ieri il pacco, ma l'ho provato subito. L'ho spruzzato, è buonissimo, rimane anche per qualche ora in camera. E vi dirò di più. Penso che il profumo di lavanda mi aiuti a riposare meglio, ma su questo vi farò poi un video perché ho raccolto un po' dei prodotti che utilizzo la sera alla lavanda e non che riescono a farmi riposare meglio perché io soffro di insonnia creativa, nel senso che penso troppo e quindi non riesco ad addormentarmi perché ho in mente troppe cose e ho bisogno di rilassare la mente. Non è che non dormo per i problemi, per fortuna, non dormo perché ho troppe idee in testa. E quindi nulla, questo l'ho provato ieri, è buonissimo, il profumo è proprio di lavanda vera, è della linea botanica della Airwick, vediamo se riesco a recuperare qualche altra informazione. Ecco, la fragranza è infusa con oli essenziali naturali, senza acetone. E niente, questo è, poi lo vedremo nel video dei prodotti che fanno riposare bene. Poi ho ripreso questo che sto finendo sulla cucina perché lo trovo buonissimo, lascia le mani morbide, soprattutto mi toglie l'odore di quando taglio la cipolla, l'aglio, pulisco il pesce, è molto molto buono, questo è sempre fisso sul lavello della cucina. Ma ho voluto provare anche questo che non conoscevo, e igiene, sapone liquido lavamali ideale per cucina con antibatterico e agente antiodore, deterge delicatamente e aiuta ad eliminare gli odori. Della casa che si chiama Sodico, io non l'ho mai visto, non lo conosco, se lo avete provato fatemi sapere se è buono e se fa il suo dovere.
Poi, vi avevo fatto vedere nello svuota la spesa della Lidl che avevo comprato la carta forno. Io ero convinta che era a pezzi e invece era nel, diciamo, nello scompartimento delle carte a forno a pezzi, ma quella che ho preso io ovviamente era un rotolone intero. Comunque non succede niente, me la sono tenuta, però su DM ho trovato questo della linea Profissimo ed è la carta forno a fogli rotondi, che io faccio sempre una fatica tremenda a ritagliare. Questa è comoda, sono 10 fogli per busta, ne ho presi 2 confezioni e sono felicissima di averla trovata. Poi, sempre per il bagno, invece ho provato ad acquistare, è la prima volta, non l'ho neanche mai visto recensito da nessuno. Io per il WC sto usando le tavolettine, quelle come le tabs della lavastoviglie, ma sono per il WC. Mi sto trovando benissimo, aiutano a tenere il WC pulito e bianco soprattutto, e ho voluto provare questa polvere pulente, che presumo abbia più o meno lo stesso effetto. Sono 4 buste da 100 grammi, esatto, e sono così, 4 buste da 100 grammi. Allora, qui dice polvere detergente per WC, mettere praticamente nella tazza del water, lasciare agire con la schiuma, quando la schiuma praticamente diminuisce tirare lo sciacquone e risciacquare. Vi dirò, vabbè, sono in fissa con queste cose qua, pulizie di primavera, ragazzi, cosa vi devo dire. Poi per la casa ho finito, poi ho voluto prendere 2 ricariche di sapone per mani, mi pare solo 2, yes. Perché queste le utilizzo spesso e le porto anche in ufficio, abbiamo un flacone, quindi io ogni tanto con le mie ricariche ricarico il flacone dell'ufficio. Questo è sapone liquido con estratti di menta bio e bergamotto bio, ricarica da 500 ml, tra l'altro veramente costavano pochissimo, un euro e qualche cosa se non mi ricordo. Comunque poi, come vi ho detto, vi lascio tutto nell'info box. Questo è uno, mi sembra una profumazione molto, molto fresca e l'ho voluto provare. E sempre di Alverde, non ho mai provato praticamente nulla se non 2 cose di Alverde e di skincare, non mi erano piaciute tantissimo, e anche un detergente che sto utilizzando ora non mi sta piacendo assolutamente. Vediamo con i saponi mani. E questo invece è un sapone mani, sempre una ricarica da 500 ml, sapone liquido mani Pro Climate al profumo di lampone, 600 ml, ecco qua. E poi vi saprò dire. Per i capelli invece ho preso un po' di cosine. Allora, questo, vediamo, ricordo. Allora, ho voluto prendere uno shampoo secco da borsetta, da tenere sempre a portata di mano, non si può mai sapere, io ho quelli grandi. Questo comunque, tra l'altro, è una limited edition molto molto carina, guardate, bolla pucciosa, al profumo floreale, no, non lo spruzzo adesso perché sennò poi si consuma visto che è piccolino, e questo me lo tengo in borsetta. Poi sto finendo, è praticamente quasi finito il mio termoprotettore dei capelli della testa nera, con il quale mi trovo bene. Ho voluto però appunto provare qualcosa di diverso, quindi ho preso allora questo spray bifasico per capelli, protezione dal calore 200 ml, protezione dal calore fino a 230 gradi, migliora la pettinabilità della chioma, effetto anticrespo con pantenolo, e questo è vegano e penso che il flacone sia 100% con plastica riciclabile, ma è scritto in tedesco quindi non ve lo so dire. Questo è il bellissimo flaconcino decorato e vediamo come sarà. Poi
sempre della Balea, ho preso acqua modellante effetto volumizzante 150 ml per capelli sottili come i miei, senza siliconi, volume per 24 ore, fissa senza appesantire la chioma. Uso spruzzare da una distanza di circa 15 cm sui capelli umidi o asciutti e poi modellare i capelli a piacimento. Vedremo. E poi, sempre più o meno come trattamento, Balea spray capelli illuminante nutriente al profumo di frangipani. E vabbè, questo potevo lasciarlo lì. Frangipani. Non si sente, però proviamo. Tanto questi li utilizzo subito. Che buon profumo, buonissimo. E questo anche. Poi, della Vital Care. Ho voluto comprare questa colorazione semipermanente diretta. Applicare sui capelli asciutti senza entrare in contatto con la cute. Non mescolare il prodotto con acqua o emulsione ossigenante. Penso sia una crema tonalizzante. Siccome ne sto provando un po' di tutti i tipi, ho voluto provare anche questa. Della Vital Care con i prodotti dei capelli mi sono sempre trovata bene. Vediamo, più che altro che non sia un grigio troppo scuro. Devo fare la prova. Poi, ho preso due shampoo. Shampoo cremoso nutriente, Rituale d'Argan della Garnier, capelli secchi o molto secchi. I miei capelli non sono né secchi né molto secchi, ma sono sfibrati. E quindi io alterno shampoo nutrienti più coccolosi allo shampoo prettamente adatto al capello decolorato, che però se non uso di seguito, diciamo, cioè se mi lavo i capelli 3-4 volte a settimana, in generale d'estate, d'inverno 3 volte, alterno gli shampoo. Quindi ho voluto provare questo qua della Garnier, 100% plastica riciclata il flacone. Ne ho sentito parlare bene di questi shampoo. E poi rimedio d'acero, olio di mandorle e linfa d'acero per capelli molto danneggiati, e i miei essendo decolorati. Insomma, poi shampoo idratante all'acqua di cocco, idrata senza appesantire, sempre della Garnier. I capelli, anche questo, Balea latte idratante per capelli al profumo di cocco, per capelli secchi e danneggiati, senza silicone, protegge dal calore del phon e rende i capelli facilmente pettinabili. Insomma, dovrei avere dei capelli spettacolari dopo aver provato tutte queste cose. Vediamo se effettivamente è così. Poi non è che mi servisse, ma era veramente troppo carina. Dovevo raggiungere il minimo per le spese e quindi mi sono comprata questa maschera in limited edition per le mani, che dovrò anche cominciare a fare perché le compro, ma quelle delle mani non le faccio. Poi, sempre di scorta questo, ma perché è uno dei miei preferiti, ginger e lemon, quindi zenzero e limone, è veramente buonissimo e anche questo lo utilizzo quando ce l'ho spesso sul lavello della cucina. E poi, sempre perché erano in edizione limitata, oddio, questo non so se è edizione limitata. Allora, Balea doccia schiuma profumato, malato a pelli sensibili, il profumo non saprei dirvelo, Positive Mind. Oh, questo è molto delicato, sì, sente appena appena, un profumo fiorito ma anche fresco, quasi fruttato. E poi vabbè, questo era troppo bello. Questo è troppo bello, alla mora, presumo, gel doccia al profumo floreale, no? Qui dice tutto floreale anche se il pack fa vedere delle more e dei fiorellini, però sono stupendi, guardate che meraviglia. E come ultimo mi sono presa della Balea, perché non l'ho mai provato, Balea olio da bagno alle erbe con olio di eucalipto. Io non ho il bagno, ma volevo usarlo o per i piedi oppure si potrà usare sotto la doccia? Non lo so. Mi piaceva il profumo. Mamma, mega balsamico.
Sembra l'olio alle 31, alle 30 erbe, alle 31 erbe, l'olio 31. Che buono. E vabbè, vediamo. Se ho fatto una capperata, mi farò fino a quando sarà la mia ora i pediluvi con l'olio da bagno. Bien, penso di aver finito. Sì, vi ho fatto vedere queste cosine che ho acquistato sul sito online del DEM. Vi aggiornerò sui prodotti per la pulizia, ma anche sulle altre cose, poi li vedremo nei finiti e vedremo se sono veramente così buoni o se ho preso delle buggerate, come dico io. Bien, vi saluto. Adesso, se ho tempo, registro qualche altro videuzzo, quindi mi vedrete sempre vestita alla stessa maniera, ma oggi pomeriggio ho un po' di tempo, mi sono portata avanti con le faccende casalinghe e quindi lo dedico al canale. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio soleggiato e primaverile come qui e vi aspetto al prossimo video. Grazie, ciao!